è esattamente nella storia del Partito Democratico e dei partiti che hanno costituito il Partito Democratico, con il piccolo particolare che per 30 anni ci siamo sempre a un certo punto arenati e che adesso finalmente possiamo proporre ai cittadini non chiacchiere ma qualcosa di concreto. Noi abbiamo fatto molte e importanti riforme. Tra quelli che la pensano come te ce ne sono alcuni che quando tu hai fatto la bicamerale bypassando il 138 che era bypassando il 138 che è uno degli articoli intoccabili della Costituzione, che è quello che dice quali sono i modi attraverso i quali si modifica la Costituzione, nessuno, diciamo, fiatava. C'erano dei costituzionalisti che la pensavano come te e c'erano costituzionalisti che la pensavano diversamente da te. Se noi avessimo dato alla conferenza Stato-Regioni-Autonomie, che resta fra l'altro, quindi una triplicazione, un rango costituzionale, cioè dei compiti più rilevanti, potevamo tranquillamente abolire il Senato. Però non lo avete fatto quando lo potevate fare, Massimo. Lo avete potuto fare tante volte, non l'avete mai fatto, capito? Tutto qua. Massimo, io questa battaglia l'ho fatta anche nella scorsa legislatura quando c'eri. Forse eri distratto, io stavo a 60 giorni in sciopero della fame e non te ne sei accorto. Sempre. Però non ti ho visto minimamente parlare di Mattarelli. Certo. Se uno fa la battaglia per il collegio uninominale e poi esulta per l'Italicum, era meglio Massimo, che mangiavi la porchetta per 60 giorni. La genesi della riforma costituzionale di Renzi dal punto di vista, diciamo, degli interlocutori e dell'intento che fin dall'inizio è stato chiaro, che era quello di condividerla e farla con il più vasto numero possibile, è identica alla genesi della bicamerale. L'interlocutore era lo stesso e l'interlocutore si è comportato esattamente allo stesso modo, perché ha fatto saltare, tu mi confermerai, la bicamerale perché c'erano i problemi che voleva sulla giustizia e via dicendo, e qui ha fatto saltare l'accordo di una legge votata all'81% per due votazioni sia alla Camera che al Senato, perché abbiamo deciso di votare tutti insieme, spero che almeno su questo siamo d'accordo, Mattarella. Cosa è cambiato? Che quando lui ha fatto saltare il tavolo lì, ci siamo fermati e qui invece, visto che ci fermiamo da 30 anni, abbiamo deciso di andare avanti con i voti che c'erano in Parlamento. Nel momento in cui noi ci siamo trovati liberi dai vincoli del patto del Nazareno, che fu una cosa un po' diversa dalla bicamerale, diciamo, la bicamerale era in Parlamento, ma dal momento in cui ci siamo trovati liberi dal patto del Nazareno, allora non capisco perché non abbiamo reintrodotto il collegio uninominale, che potevamo farlo, dato che Berlusconi non ha votato la legge elettorale, non avevamo vincoli, diciamo, ma abbiamo fatto una legge elettorale che è la brutta copia della legge Calderoli. E non capisco perché non abbiamo cercato di fare una riforma costituzionale che fosse coerente con l'ispirazione della politica riformista del centrosinistra.